Alla marina. Dopo 2 anni ho riabbracciato la mia spumeggiante risacca marina. Ha finto di non riconoscermi nel lento andare avviluppate da uno scoglio all'altro, maliziose, ciuffetti in onde, alghe sensuali. Ha finto nel tempo del certo immerso, mia forza d'intesa, mia trama di storia, mia voce d'amore. Domani torno, domani ti aspetterò. A questo punto voglio sapere anche il tuo primo concerto, se ti ricordi, la tua prima grande emozione con la musica. La grande emozione è stata quando mi hanno chiamato a suonare nelle chiese, ma soprattutto ricordo il freddo, perché nelle chiese c'è un gelo, quindi in genere erano sempre in dicembre, gennaio, con un organo, con un'acustica pessima. E mi sono aiutata col solfeggio, quindi sapendo il solfeggio lì vai avanti perché non è che ti puoi fermare. E in genere ho collaborato con tanti cantanti, e adesso per me è un onore con Maria Luisa. Maria Luisa è brava, e poi l'amicizia sta da una parte, però la professionalità dall'altra, cioè quando si suona insieme. Bisogna rigare dritto. Beh, bisogna studiare, perché non è che ha tempo da perdere. No, questo è sì. E quando hai deciso che insomma la musica sarebbe stata una parte molto importante? Quando non puoi farne a meno. Non puoi farne a meno, è importante, dopo un po' devi sentire il suono. E invece il tuo incontro con Bruno un'altra volta non ce l'era tutta. Bruno ci siamo incontrati, cioè tramite l'associazione, tramite Maria Luisa, è sempre Maria Luisa. Sempre lei, è sempre lei. Mi ha detto guarda un mio amico, l'associazione di La Rischia per l'Arte, e dico va bene, andiamo, sono andata giù, abbiamo trovato un'accoglienza meravigliosa. Beh certo, poi che brutto poi andare a Ischia, è vero, bruttissimo. Che brutta esperienza, proprio brutta. Io l'ho visitata. Ma certo, è logico. Bellissima. L'accoglienza che abbiamo avuto. Poi come si mangia male, però è brutto male, Ischia, brutto, sì. Tutti ci auguriamo di magari riunirci. Di riunirci, di riandare, magari in tempi migliori, con meno preoccupazioni, insomma. Siamo sicuramente. Allora un altro grandissimo grazie, applauso. Grazie.
l'apertura. Non si sfonda la parete dell'amore con le corna dell'ariete, con la spada del guerriero, ma si apre con la chiave della grazia, con la forza della gioia, con la piuma delle labbra, per entrare nella felicità, sia con gli occhi che col cuore. Solco d'ombra nel filo dei panni che ho già stesi, appendo gli occhi, arrossati come i pampini d'autunno, per setacciare al buio della notte pepite di luce colorata. Perché quando arriva un'età dove il nuovo assorbe il vecchio, contempli l'infinito, travestito dalla perfezione, per dare un senso all'attesa. È come riavvicinarsi con la lingua interrotta dal solco d'ombra ai tornanti del sole, per capire che siamo esistiti. Poesia di Debo Martelli. Poesia di Luciano Somma, intitolata Potevamo. Potevamo essere io e te, due voci nel silenzio, un volo di gabbiani, ali nel vento, l'urlo dell'alba, il sorriso caldissimo del sole sotto le coperte. Ci saremmo scambiati il desiderio dei nostri corpi stanchi, ma il gelo dell'inverno, le sue notti, ci hanno divisi ed oggi siamo ghiaccio. Un altro applauso per questa artista fantastica. Meravigliosa, che insomma queste note sono state veramente commoventi, no? Beh, abbiamo scelto un brano molto famoso, sì. Così fruibile. Sì, fruibile ma molto, molto commovente. E senti, che cosa, che emozione ti dà suonare insieme a tante persone? L'emozione più grande è quella di suonare davanti a dei colleghi artisti. Questa è. E non è, diciamo, usuale, no? Generalmente quando si suona si sta davanti a un pubblico che per lo più è amatoriale, non competente, e però si suona sempre con una certa emozione, logicamente. Però suonare poi davanti a degli artisti che siano anche delle arti più diverse, dalla poesia alla pittura, alla scultura, insomma, è comunque un'emozione grande. Beh, perché le emozioni risuonano. Certo. E questo è anche un po' il senso anche di essere insieme, no? Di, insomma, di raccontarci in qualche modo ognuno un pezzo della nostra vita tramite l'arte. E insomma, il tuo incontro con Bruno ce l'hai raccontato, però insomma magari le persone che non l'hanno sentito, insomma, piacerebbe ancora capire che cosa significa avere un Bruno Mancini nella tua vita. Beh, Bruno Mancini, come già ti dissi, è diciamo come un faro nella notte. Non per niente ci ha uniti. Ci ha uniti qui grazie a lui, grazie a lui, grazie alla sua grande passione per l'arte. Non solo per la poesia, lui. Per la musica. Come no? Proprio lui è un poeta, lo sappiamo bene, è uno scrittore, quindi è partito, diciamo, tutta l'associazione, diciamo, è partita con la poesia. Dopodiché lui si è allargato un po' a ventaglio e ha cercato di collaborare con gli artisti più diversi, tra i quali appunto i pittori, gli scultori, i musicisti, oltre che naturalmente i poeti, perché la poesia rimane sempre un
punto, diciamo, centrale dell'associazione. Non a caso oggi festeggiamo 8 milioni di azioni. Infatti, la decima edizione, quindi insomma... Gli 8 milioni che sono in ognuno di voi, perché ognuno di voi ha 8 milioni di emozioni, credo. E Castagna era molto emozionato, è la prima volta che sentivo la musica dal vivo. E la tua prima volta in un concerto, ce la ricordi? Ti ricordi l'emozione che hai provato? Ma guarda, diciamo che ogni volta che si suona un musicista prova tanta emozione, no? Ogni volta. Diciamo l'emozione più bella che ho provato è stato al periodo del conservatorio, quando feci l'ultimo saggio di conservatorio e suonai il concerto di Respighi, e lì veramente mi emozionai proprio dentro, ero proprio trasportata dalla musica mentre la suonavo, infatti poi alla fine l'hanno riconosciuto tutti, ah ma che avevi, qualcosa di speciale, perché vabbè, evidentemente l'emozione che avevo ero riuscita poi a trasmettere. Beh, a me la musica commuove sempre, ti capita di quando suoni di commuoverti proprio? Guarda, una cosa particolare che mi è capitata quando ero molto piccola, avevo, fai conto, 12-13 anni, mi ricordo questa cosa che è veramente particolare, perché una ragazzina di 12-13 anni, insomma, in genere non ha questo tipo di esperienze. Mi ricordo che io misi sul giradischi il disco della Quinta Sinfonia di Beethoven e mi ascoltai questo primo tempo a ripetizione e piangevo, cioè mi sentivo presa da questa musica in maniera proprio... esasperante forse, non lo so, proprio era una musica che mi portava in un'altra dimensione. Beh, poi la musica va attraverso i secoli, no? Sì, poi Beethoven è uno degli autori che io adoro. Infatti. E il tuo sogno per i prossimi tempi? Sogno nel cassetto? Per come ti conosco non hai cassetti. Tu tiri fuori tutto dai cassetti, vero? Abbastanza. E niente, il sogno è quello di riuscire sempre più a far sì che l'arte venga valorizzata attraverso la sinergia e la collaborazione con tutti i musicisti e i colleghi dell'associazione. Milena, per esempio, mi ha fatto l'onore di partecipare a un concerto che organizzavo ad Ardea con i suoi quadri, con le sue creazioni, e è stata un'esperienza meravigliosa. Quindi si creano delle situazioni per cui magari anche c'è la possibilità attraverso il connubio musica-poesia di collaborare, quindi... Poi tu, scusa, tu pure sei venuta. E che cacao, la Castagna non c'era, però c'era cacao. Sì, anche tu vado in una di queste serate a rendere la serata più interessante, perché attraverso la recitazione abbiamo... unificato insomma questa collaborazione che ha dato al pubblico un'esperienza diversa. Beh, quindi tu sono nel cassetto, aprire tutti i cassetti e tirare fuori l'arte di tutti. Sì, secondo me la collaborazione è la cosa più bella, perché poi ognuno dà il suo contributo e riesce in qualche modo a valorizzare quello che è il suo mondo, no? E a proposito di collaborazioni, tu stasera suonavi con una grande artista. Io e Santina siamo molto amiche. Siete molto amiche, è nata prima l'amicizia o è nata prima la collaborazione artistica? Prima l'amicizia, io direi, sì, vero? Sì, Santina? Sì. Ci conosciamo da tanti anni, Santina. Poi da un anno a questa parte abbiamo scelto di vederci più spesso e di provare dei brani insieme. Adesso stiamo suonando un po' in giro. Abbiamo fatto dei concerti alle biblioteche di Roma, nelle chiese. Insomma, è una bella cosa. E andate sempre d'accordo nella scelta, no? Perché... Sì, certo. Beh, io rispetto molto quello che dice Maria Luisa. Io sono leonessa. Siamo leonesse, no? Beh, io a questo punto allora farei un altro applauso alla nostra grandissima artista. Grazie a te, grazie ancora. Grazie. Vuoi venire? No, va bene. Ma no, vieni.
schiettando. A piedi scalzi, sabbia di solo in col... No. Fischiettando. A piedi scalzi, sabbia di sole incorporato mi sfida nel ritorno dai lunghi 2 anni. E sono io a stendermi nel gesto di un abbraccio desiderato, mai perso, nell'infida sfida tra la vita e la morte. La sabbia ardente, modellata in tiepida conca, fischiettando per la fuga dei fantasmi, accoglie il mio incantesimo. Il batiscafo rosso. Però oggi dovevo aspettarmi le nuvole batuffolate in un raduno senza pioggia, nell'immagine fissa di un mare addormentato dopo sfuriate d'inverno. Le scie di battelli a punteggiare un vicino orizzonte. Aereo in volo sulla mia testa in circolo, il batiscafo rosso. Però oggi dovevo aspettarmi le nuvole batuffolate in un raduno senza pioggia nell'immagine fissa di un cielo addormentato dopo sfuriate d'inverno. Le scie di battelli a punteggiare un vicino orizzonte. Aereo in volo sulla mia testa, in circoli tra gabbiani e colombi e il battiscafo rosso fermato a mezza costa. Un valzer di magnolie e di gerani.